Alla fine, l'Andrea ha pagato la sua cena sabato? Ma chi, l'Andrea? Ma te smet, che lei va sempre a Roda. Tatiocio, che sei sulla chiave dell'archetto. Con i Potaverbs abbiamo fatto una settimana di riposo, ma siamo tornati. Tu non prendere settimane di riposo. Iscriviti al canale ed attiva le notifiche. Oh, per favore, sarebbe carino. Chiariamoci, campione. Non sono qui per dire per favore, sono qui per dirti cosa fare. Il Potaverb di oggi è suggerito da Greta. E non è proprio un Potaverb. È più una minaccia. E se un istinto di conservazione ancora lo possiedi, sarà meglio che tu lo faccia e subito anche. Ma è meglio conoscerla, questa minaccia, perché fare incazzare i bresciani non è mai una buona cosa. La traduzione esatta è sei sulla chiave dell'archetto. Ma cosa accidenti è un archetto? L'archetto è un attrezzo da bracconiere che serviva per catturare gli uccellini. Oggi, ovviamente, la pratica è proibita, ma tutti i bresciani lo usano ancora. Ma cosa? Gli archetti? No, il potaverb. Essere sulla chiave dell'archetto significa avere raggiunto il limite di sopportazione di un bresciano o di una bresciana. E come si diceva poc'anzi, non è bello saggiare il limite dei bresciani. Te ho la chaff dell'archetto! Non perdere, milanese, l'opportunità di vedere tutti gli altri video sui Potaverbs sul canale YouTube, ma soprattutto non perdere l'occasione di minacciare un tuo concorrente con questo Potaverb efficacissimo. Uè, ho saputo che hai cercato di rubarmi un cliente tramite i tuoi contatti. Ocio, che sei sulla chiave dell'archetto. E non dimenticare di suggerire altri Potaverbs, come ha fatto Greta. Che poi non era solo Greta, c'era anche qualcun altro, ma non riesco a ricordare. Perdono. Ma è possibile che non ti ricordi nulla? Va che sei sulla chiave dell'archetto. Sei partito? Sì. Hey, la charla, Kate.